Da 9 a 38, poi fino a 65. Crescono i comuni delle Marche che aderiscono a una scelta in comune, il servizio di raccolta e trasferimento della dichiarazione di volontà a donare gli organi nel momento del rilascio o rinnovo del documento di identità. Un meccanismo virtuoso per un sistema affidabile e rigoroso a garanzia di tutti. C'è questa possibilità con la carta d'identità di poter manifestare la propria adesione a questo atto di donazione ed è stato un meccanismo incentivante che già ha messo in moto un risultato. Sono oggi 65 i comuni che danno questa opportunità ai cittadini, coprono come popolazione più della metà delle Marche, il 58% dei marchigiani, e già oltre 7.000 persone con questo meccanismo hanno dato questo atto di disponibilità. Capiamo il valore della scelta è il frutto di una collaborazione fra diverse istituzioni che coinvolge sempre di più il cittadino in un'azione importante per il sistema marchigiano. Regione sensibile, attenta e di eccellenza per quanto concerne le strutture che accompagnano il processo di donazione e trapianti. Questo è un programma a medio-lungo termine che però sta dando già, e lo vediamo, dei buoni risultati. Il numero dei comuni sta aumentando in maniera, direi, esponenziale. E crediamo che sia un senso, non solo noi, il Ministero della Salute, l'ANCI, i comuni, riteniamo tutti che sia un passo di solidarietà e di consapevolezza importante per i cittadini. I dati vedono la Regione in prima linea nel supporto ai comuni aderenti all'iniziativa strategica per il sistema trapianti, con funzione di facilitatore nell'applicazione della norma, con la possibilità anche ai piccoli comuni di poter avviare un servizio particolare che offre l'opportunità di potersi esprimere sulla propria volontà donativa al momento stesso del rilascio della carta d'identità. Per le donazioni di organi, le Marche sono tra le prime regioni d'Italia come donatori procurati e dove si sono significativamente ridotte le opposizioni. Con l'istituzione del centro trapianti presso ospedali riuniti di Ancona, la Regione ha raggiunto livelli di eccellenza con 769 trapianti effettuati tra maggio 2005 e dicembre 2015.